Vigiù da questo pomeriggio alle 18 entra in zona rossa. Le disposizioni saranno quelle dell'IPCM del 14 gennaio 2021, per cui sono le medesime che erano già state applicate all'intera regione Lombardia qualche settimana fa. I cittadini stanno vivendo con apprensione i disagi dovuti allo screening di massa che è stato disposto in accordo con Regione, il Ministero e ATS. Perché chiaramente c'è preoccupazione sulla necessità di essere sottoposti a questo screening e sulle modalità con cui verrà effettuato. Colgo l'occasione per ricordare a tutti che i contatti verranno effettuati direttamente da ATS, a cui stiamo fornendo tutti i dati e ATS aveva già ovviamente a disposizione molti dati dei cittadini, quindi invitiamo tutti ad attendere con calma perché verranno contattati tutti i cittadini. Lo screening è già partito oggi, e verrà effettuato alle fontanelle. Stiamo attendendo un coordinamento con la Protezione Civile per, organizzare anche dei trasporti. Ribadisco che il numero di contagi di Vigiù non è particolarmente elevato, che ci sono stati dei momenti in cui il paese ha avuto anche contagi maggiori, ma quello che ha destato allarme è il numero delle varianti rinvenuti, sia in termini di percentuale tra i positivi, sia in termini di tipologia delle varianti. È quindi importante fornire la nostra massima collaborazione alle istituzioni, al Ministero, alla Regione per indagare meglio questa variante per la salute nostra e come servizio all'intero paese perché dobbiamo porre allo studio questa variante e capire meglio quali possono essere le conseguenze a livello nazionale.